Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Io credo che ci sia spazio per entrambe. L'Italia, suo malgrado, resta comunque una delle principali destinazioni del turismo internazionale. Dico suo malgrado perché è vero quello che veniva detto poco fa. Abbiamo un po' vissuto sugli allori e non abbiamo mai sviluppato una programmazione in modo da fare che il turismo fosse una delle voci principali del nostro prodotto interno lordo, cosa che è. E malgrado tutto questo, rimaniamo una destinazione fra le principali. Però dobbiamo fare molto lavoro e la Santanchè ha ragione. Scegliamo davvero se investire e programmare sul nostro turismo. Questo implica delle scelte. La prima, fare delle infrastrutture. Io, come voi, vedo questi turisti con le valigie che sono costretti a viaggiare su dei treni che sono treni per pendolari e non riescono proprio a essere accoglienti per chi fa un viaggio per turismo. Tanto per fare un esempio, ci mancano infrastrutture logistiche, infrastrutture stradali, ferroviarie, vanno completate. Gli aeroporti, se vogliamo sviluppare il meridione d'Italia, costruiamo aeroporti anche piccoli che possano far diventare i luoghi anche meno accessibili destinazioni. Un'altra cosa, la formazione, perché se noi decidiamo di investire nel turismo, allora l'hotelleria, l'accoglienza turistica possono e devono diventare oggetto di studio, di preparazione, di formazione per i nostri ragazzi. Certo, poi può darsi che alcuni di loro scelgano lo stesso di andare all'estero, ma intanto certo, noi costruiamo una percezione di come si fa accoglienza nel nostro paese. Infine, e mi fermo, bisogna destagionalizzarlo il turismo. Brava. Noi per clima, per conformazione, brava, per brava, tutto quello che possiamo offrire, quasi la metà del patrimonio dell'UNESCO è in Italia, ci possiamo permettere di costruire 12 mesi di accoglienza turistica e di non trovarci a doverla concentrare nell'estate, perché questo naturalmente aiuta le nostre imprese alberghiere, ristoratrici, turistiche, certo, perché se possono spalmare, però, diciamo, mi perdoni, i loro guadagni in 12 mesi, è evidente solo che questo ne beneficia anche in termini. Non riguarda solo le imprese turistiche, ma riguarda anche tutto il sistema delle imprese che devono ripensare la cadenza del tempo di vita, del tempo di lavoro e di riposo sull'arco dei 12 mesi e non del classico mese di agosto, no? Certo, questo è evidente, però io vedo solo benefici nel fare questo, certo, in termini di ricadute di posti, chiaro, di lavoro, in termini di utilizzo delle strutture e in termini alla fine di costi. Quindi dobbiamo lavorare in questa direzione perché l'Italia è uno dei pochi paesi che può permettersi di farlo effettivamente. Sindaco Ricci, intanto ci